Up Partner Conference a Roma. Tu hai presentato le attività marketing e tutte le iniziative per, in generale per i partner di canale. Vediamo in sintesi cosa bolle in pentola per loro. Allora, quest'anno sicuramente ci focalizzeremo sempre sui partner e sui distributori. In particolar modo abbiamo eventi dedicati sul canale sia per quanto riguarda attività di co-vendor che ci vedono collaborare con partner tecnologici e con i nostri partner che sono sul canale ovviamente. Implementiamo e continuiamo a portare avanti il nostro programma di training e di certifiche con l'aggiunta di altre certifiche e di altri training tecnici che sono già online sul nostro sito e che lo saranno per tutto il secondo semestre di quest'anno fiscale. E speriamo che siano attività gradite come lo sono state finora. È un format collaudato e vincente, però ogni anno si caratterizza ogni anno per un qualcosa di innovativo. La location, il claim. L'anno scorso siete partiti con questa idea di collaborazione e partecipazione, lo riprendete quest'anno, c'è il Lego. Racconta questa attività di team building che avete organizzato con i partner. Allora, innanzitutto è importantissima la location di quest'anno, che è Roma. Roma per noi è un punto strategico, sia perché abbiamo qui la nostra sede italiana, sia perché è un punto d'incontro per tutti i partner del sud che spesso ci richiedono di essere presenti sul territorio. Quest'anno, in linea con l'anno scorso e con la volontà di collaborare sempre di più sul territorio, abbiamo pensato di avere un momento ludico e competitivo, diciamo, sempre in modo bonario, che permette ai partner di collaborare tra di loro e di collaborare con noi. Questo tema è un tema che ci preme perché per il futuro sempre di più vogliamo implementare eventi di collaborazione e di progetti con i nostri partner sul territorio.